essendo una fotografa io disegno con la luce, dunque la luce è tutto anche perché io sono una fotografa analoga, dunque anche la stampa poi viene fatta con la luce, mai con i pigmenti, mai digitale, dunque è tutto. Naturalmente la luce è molto complesso perché noi capiamo il mondo, sentiamo il mondo, le materie perché c'è la luce sopra che ci rivela la qualità, però capire la luce abbiamo bisogno della materia, se c'è un raggio di luce non è che lo possiamo percepire senza avere una cosa, dunque questa dualità è molto complessa e secondo me è un capitolo intero di una carriera di un fotografo, è come portare queste due cose insieme, capire le cose, esprimere le cose, ma anche capire la luce. Dunque è proprio un rapporto come il musicista col suono, tutto. Dunque, naturalmente è una grande ispirazione e poi noi sappiamo che storicamente la luce ha sempre avuto molta importanza di riferimenti alle cose più spirituali, a capire le grandezze che noi non abbiamo la capacità sempre di capire completamente. Dunque la luce è un elemento, penso per tutti gli esseri umani, molto importante. Però dall'altra parte c'è questa cosa che bisogna anche dargli una forma. Nel mio caso io uso l'architettura e anche uso il fatto di come attraverso i secoli e le culture diversi edifici hanno voluto catturare questa luce e farne oggetto in modo diverso. E che questa è la bellezza dell'architettura e che in certo senso articola questa grande forma che è la luce, ce ne dà delle piccole quantità che noi a quale noi ci possiamo mettere in relazione. Questa è una grande storia che di nuovo poi fa parte di un approccio che è diverso secondo le culture, secondo anche come io lo risento. E la fotografia in un certo modo è una cosa molto semplice, noi andiamo lì e tagliamo dei piccoli aspetti della realtà che vogliamo poter dare al pubblico, dare per dire guardate, percepite, sentite. Ma poi nel mio lavoro io tengo tantissimo a che l'osservatore anche può portare la sua esperienza, l'immagine non deve essere mai troppo totale, troppo tecnica, deve avere sempre un aspetto anche forse aperto che permette a chi lo vede di metterci la sua immaginazione anche. Dunque il soggetto mi ispira, il soggetto mi dà, è l'architettura, ma il soggetto per me è anche l'immaginazione di chi percepirà questi edifici, questi posti, questi paesaggi o la natura, perché la luce la troviamo dappertutto.